Un'antica leggenda giapponese narra che, tanto tempo fa, due fabbri, maestri forgiatori di spada, si sfidarono per decretare chi tra loro fosse il migliore. Colui che avrebbe potuto creare, insomma, la lama più affilata. Estrassero così le loro spade e le appesero sulla sporgenza di un fiume, con la lama immersa in acqua. La spada del maestro Muramasa tagliò indistintamente tutto ciò che si stagliò sul suo cammino, mentre la spada del maestro Masamune non tagliò nulla. E mentre Muramasa derideva Masamune, un monaco di passaggio che osservò tutta la scena affermò che la spada di Muramasa era portentosa, sì, ma era anche una lama malvagia, incapace di distinguere il bene dal male, mentre la spada di Masamune era infinitamente più tagliente, perché era in grado di riconoscere un innocente e non tagliarlo. Ma sarà possibile creare una lama così tagliente? Oggi siamo qui per parlare della migliore spada mai forgiata, la katana giapponese. E se vi state chiedendo cosa c'entra la chimica con una spada, beh, la risposta è più di quanto immaginate. Una katana nasce sulle montagne giapponesi, dove viene estratto il minerale di ferro che servirà per andare a produrre uno degli acciai più pregiati al mondo, ossia il tamagane. La sabbia di ferro, in giapponese satetsu, viene posta insieme al carbone all'interno di una fornace, chiamata tatara, che viene prodotta appositamente per la produzione dell'acciaio e viene distrutta alla fine di ogni ciclo. Il tatara viene alimentato ininterrottamente per 3 giorni e per 3 notti, arrivando a lavorare fino a circa 20 tonnellate di materia prima per arrivare a produrre circa 2,5 tonnellate di kera, praticamente l'acciaio grezzo. Le stupefacenti proprietà della katana dipendono in primis dall'elevata purezza del satetsu. Infatti questa polvere di ferro contiene bassissime quantità di fosforo e zolfo, impurezze che rendono l'acciaio più fragile. Inoltre gioca un ruolo molto importante anche ciò che avviene all'interno della fornace. Nel tatara infatti si raggiungono temperature di circa 1000 gradi centigradi e si crea quindi un letto di fuoco che contiene il tamagane grezzo. Qui questo metallo semifuso viene purificato sempre di più, infatti l'elevata temperatura fa sì che vengano espulse le impurezze come titanio, nichel, rame ed altri metalli e che colino quindi verso il terreno, allontanandosi dal metallo. La mattina del quarto giorno il tatara viene spento e distrutto per estrarre il kera, che è un enorme blocco d'acciaio contenente diverse parti a differente composizione. Il maestro della fornace però sceglie solo i pezzi d'acciaio migliori, in particolare il tamagane, che è più duro e contenente più carbonio, e lo shingane, un acciaio più duttile e contenente meno carbonio. Questi due pezzi di acciaio sono molto pregiati, tant'è che possono arrivare a costare anche 50 volte di più del normale acciaio. E una volta selezionati, vengono inviati al maestro forgiatore di spade, che potrà impiegare fino a circa 3 mesi per costruire la vera e propria katana. L'altro motivo che rende la katana la spada migliore del mondo è il modo in cui viene forgiata. Ma cerchiamo di capire anche come vengono fatte le spade normali, facciamo un passo indietro. Il metallo incandescente viene battuto con incudine e martello finché non si ottengono la forma e la lunghezza desiderate. Alla fine di questo processo la spada viene temprata, ovvero raffreddata drasticamente in olio o in acqua. La tempra serve per bloccare la struttura dell'acciaio in una determinata fase dalle buone proprietà fisico-meccaniche. Ma facciamo chiarezza su questo punto, che è un po' complicato. Dunque, gli atomi dei metalli delle leghe sono arrangiati in una struttura ordinata, chiamata appunto fase, fase che dipende dalla temperatura. Se la temperatura varia in modo lento e graduale, gli atomi avranno il tempo di muoversi e di riarrangiarsi, cambiando quindi di fase. La tempra non permette agli atomi di muoversi, bloccando quindi la struttura in una fase vantaggiosa. La tempra viene effettuata in maniera simile anche per quanto riguarda le katane, ma ne parleremo a breve, perché il vero segreto della katana è il modo in cui viene forgiata la lama. Eravamo infatti rimasti nella bottega del maestro forgiatore di spade che ha appena ricevuto i due tipi di acciaio di cui è costituita la katana, il tamagane e lo shingane. Il tamagane è un acciaio più duro che costituisce quindi l'esterno della spada e il filo della lama, mentre lo shingane più duttile e resistente agli urti andrà a costituire il cuore della spada. Ed è proprio questo il segreto che sta dietro al successo delle katane come spade, il fatto di avere due tipi di acciai molto diversi al suo interno separati in maniera molto netta. Per prima cosa però concentriamoci sul tamagane, che viene appiattito e spezzettato in tante piccole placchette che verranno poi messe una sopra l'altra per andare a creare un unico blocco a composizione più omogenea. Successivamente verrà cosparso di argilla e rivestito di carta e cenere che garantiscono un ambiente riducente, evitando quindi l'ossidazione del metallo e impedendo l'assorbimento di carbonio che andrebbe a rovinare la spada.
A circa 900 gradi, l'acqua contenuta nell'argilla favorisce la formazione di wustite, un ossido di ferro che si forma in assenza di ossigeno. Questa fase reagisce poi con il silicio dell'argilla per formare faielite. La faielite diventa poi liquida a circa 1200 gradi, assorbendo le impurezze dell'acciaio che si allontanano dal metallo ad ogni martellata sotto forma di scintille. Questo rende l'acciaio della katana estremamente puro e gli conferisce gran parte delle sue proprietà. Ma non finisce qui. A differenza delle altre spade, l'acciaio della katana viene battuto, appiattito e ripiegato su se stesso fino a 16 volte, ottenendo così un materiale con più di 65.000 strati. In questo modo la composizione della lama risulta molto omogenea. E alla fine di questo processo lungo e faticoso, il tamagane viene battuto finché non assume la forma di una guaina, al cui interno viene inserito il cuore duttile di Shingane. Dopodiché la spada viene riscaldata e martellata nuovamente finché non assume la forma che tutti conosciamo. O quasi. A questo punto la lama deve essere temprata. E come abbiamo detto, il tipo di tempra delle katane è simile ma leggermente diverso al resto delle spade. Infatti la lama viene innanzitutto ricoperta da una mistura di argilla e carbone in due strati a diverso spessore. Questo serve in modo da controllare il raffreddamento della lama. Infatti, lo strato che ricopre la parte esterna della lama è molto più sottile, in modo tale da avere un raffreddamento molto più rapido che bloccherà l'acciaio in una fase chiamata martensite, molto dura e che conferisce alla katana le sue proprietà di taglio. Lo strato invece più interno della lama viene ricoperto da uno strato molto più spesso, che permetterà un raffreddamento molto più lento bloccando l'acciaio in una fase chiamata perlite, molto più flessibile e resistente agli urti. Tutto questo porterà la lama a incurvarsi, dato il brusco calo di temperatura che porterà a una restrizione del metallo. Dopo il trattamento termico, la lama grezza della katana viene passata ad un altro mastro artigiano che si occuperà di levigarla e di lucidarla, utilizzando diverse pietre dure. Tre nell'antichità, quando si dava più peso alle prestazioni rispetto che all'estetica, e sette a partire dal 1600. E che dire, ci sarebbero tantissime altre cose da raccontare sulle katane, però noi ci siamo limitati alla chimica e lasciamo dire il resto, diciamo, a gente che ne sa sicuramente più di noi. E se volete voi informarvi in primis, vi lasciamo come al solito in descrizione tutte le fonti che abbiamo usato per la realizzazione del video. Quindi noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video di Fame Chimica. Sayonara!